Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'onorevole Chiara Braga, che è deputata del Partito Democratico, recentemente rieletta. Conosco Chiara da un sacco di anni, più di 10 anni, l'ho sempre conosciuta come appassionata, soprattutto competente rispetto alle tematiche ambientali di cui si è occupata largamente in questi anni in Parlamento e anche all'interno del Partito Democratico di cui è stata responsabile ambiente. Chiara è stata inoltre presidente, e questo è uno dei motivi per cui è stata invitata qui oggi, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sui illeciti ambientali ad esse correlati. Un nome complicatissimo, ma proprio di questa commissione, Chiara ci parlerà oggi dell'attività di questa commissione, appunto di quali sono stati i lavori svolti da questa commissione, su quali tematiche, su quali sono le problematiche che la commissione si è trovata, con cui si è trovata a confrontarsi. Inoltre, l'altra parte dell'intervento di Chiara, verterà su una legge importantissima, la legge sui diritti ambientali approvata nel 2015. Io mi taccio, cedo la parola a Chiara, che ringrazio tantissimo per la sua partecipazione. Immagino che Chiara sia molto impegnata a Roma, ma oggi ho trovato un momento per venirci a trovare. Grazie mille. Grazie a voi, buongiorno, ringrazio il professor Fanetti, mi fa un po' strano chiamarlo così, ma il professor Fanetti, il professor Dossi, giusto? Ringrazio per la presenza e voi per l'opportunità. Sarò un po' strabica perché qui in aula ci sono anche alcuni vostri colleghi, quindi cercherò di dividermi un po' nella presentazione. Diciamo, per me è un piacere, essendo comasca, avere la possibilità di raccontarvi, portarvi uno spaccato, diciamo, dell'attività legislativa parlamentare all'interno del vostro percorso formativo. I temi ambientali, una piccolissima premessa, stanno assumendo, diciamo, una rilevanza crescente. Io credo che ci sia bisogno di molta conoscenza e anche di molta tecnica nel migliorare, implementare, aggiornare la normativa italiana su questo fronte. Siamo di fronte, per fare un esempio soltanto, a una, diciamo, innovazione importante a livello europeo. Qualche settimana fa è stato approvato un pacchetto di direttive comunitarie sul tema dell'economia circolare che poi dovranno essere recepite nel nostro ordinamento e che immagino comporteranno una riscrittura sostanziale del decreto legislativo 152 del 2006, che è ormai, sapete, diciamo, il provvedimento principe, no? Che regola la materia ambientale. Quindi ci sarà molto da fare. Penso che dal mio punto di vista, che appunto in Parlamento mi sono occupata di questi temi, avere una possibilità di confronto e anche di approfondimento con chi si sta formando in questi anni su questa materia. Poi so che il vostro corso di studi probabilmente prenderà anche direzioni diverse, ma un'attenzione sui temi ambientali penso che sia molto molto interessante. Come diceva Fanetti, io sono stata nel corso della XVII legislatura componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali correlati. Sono stata anche, che è una commissione, poi vi dirò, diciamo, istituita per legge ad ogni legislatura e che è una commissione bicamerale, quindi composta da componenti sia della Camera che del Senato. Sono stata anche componente della Commissione Ambiente, quindi ho seguito tra i vari provvedimenti in questi anni la legge sugli ecoreati, i cosiddetti delitti ambientali, la legge 68 del 2015, che è stata, come dire, un'innovazione importante, ed è anche stato il compimento di un lavoro molto lungo di sedimentazione, di preparazione e anche di risposta delle aspettative presenti nel Paese. Quindi, nel mio breve intervento, per poi dare spazio anche alle vostre domande o richieste di chiarimento, mi concentrerò proprio su questi due aspetti, l'attività della Commissione d'inchiesta e un approfondimento sulla legge 68 del 2015. Solo due riferimenti preliminari sulla Costituzione. Ho pensato di richiamare l'articolo 9, che sta appunto tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, dove non si parla di ambiente, ma è quello che allo stato attuale in qualche modo, diciamo così, è più attinente alle tematiche ambientali. La Repubblica promuove lo sviluppo, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. Non c'è il termine ambiente. Credo che sia una, come dire, una questione sulla quale riflettere, il fatto che il tema, il bene ambientale, non è,
diciamo, riconosciuto all'interno dei primi articoli della nostra Carta Costituzionale, però in questa formulazione dell'articolo 9, laddove si parla di paesaggio, patrimonio storico-artistico, un'accezione ampia fa sì che si possa in qualche modo ricomprendere, no, diciamo, anche il tema più lato, più generale dell'ambiente. L'unico articolo della Costituzione in cui si parla di ambiente è un articolo molto controverso, perché l'articolo 117, così come riformato dalla riforma del 2001, che diciamo, si occupa appunto di definire le competenze esclusive e successivamente anche quelle invece concorrenti tra Stato e Regione, lo Stato ha legislazione conclusiva nella materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Quindi su questo aspetto il riferimento ad una diciamo così, attribuzione esclusiva allo Stato della legislazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rende in maniera, come dire, molto chiara la rilevanza di questo bene e anche l'importanza di quelle che sono le normative definite a livello nazionale e centrale proprio per gli obiettivi di tutela e successivamente anche di valorizzazione dei beni ambientali. Vi dicevo della commissione d'inchiesta. Questa commissione ha ormai una lunga vita, nel senso che viene istituita per legge in ogni legislatura e qui trovate il testo, diciamo, della proposta di legge che io ho depositato in questa 18ª legislatura, condivisa da altri colleghi, per l'istituzione appunto della Commissione parlamentare d'inchiesta, però ha una vita abbastanza lunga perché negli ultimi 20 anni, quindi nelle ultime 5-6 legislature, è sempre stata costituita. È una commissione, che si occupa di analizzare, di studiare una serie di fenomeni legati in particolare al ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali. Viene spesso, come diciamo così, rappresentata con un termine semplificativo che è commissione ecomafie. In realtà non si occupa soltanto di analizzare gli aspetti relativi alla, diciamo, incidenza della criminalità organizzata nei temi di gestione dei rifiuti o di uso del territorio, compromissione delle risorse ambientali, ha un focus particolare che ritrovate anche nella prima lettera, diciamo, nella quale vengono definite le funzioni della Commissione, che è quello di svolgere indagini atti a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e comunque collegate, gli assetti societari e il ruolo svolto dalla criminalità organizzata. Ha una funzione che abbiamo inserito in questo testo di proposta di legge anche alla luce di un lavoro che è stato sviluppato nel corso della 17ª legislatura, che ritrovate alla lettera C, cioè il compito di individuare le attività illecite connesse al ciclo illecito transfrontaliero dei rifiuti. Questo è un tema che è stato oggetto, come poi vedremo, di una particolare filone d'inchiesta svolto proprio nella 17ª legislatura e in funzione anche dei fenomeni, delle criticità che abbiamo evidenziato attraverso questo lavoro d'inchiesta, abbiamo ritenuto di attribuire un compito nuovo alla Commissione in questa legislatura di approfondire e analizzare appunto questo particolare fenomeno che, come ben potrete immaginare, ha una rilevanza e un'incidenza sul tema della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, ma anche delle fortissime implicazioni e interrelazioni con dinamiche di carattere economico, perché il traffico transfrontaliero di rifiuti spesso intreccia flussi di capitali finanziari rispetto ai quali noi appunto abbiamo evidenziato delle rilevanze particolarmente preoccupanti ed interessanti da un certo punto di vista. La Commissione si occupa anche di verificare la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione, soggetti pubblici e privati operanti nel ciclo della gestione dei rifiuti. Si è occupata, l'abbiamo fatto in questa legislatura, ma è un tema ormai ricorrente, di analizzare le questioni relative all'attività di bonifica dei siti, contaminati. Abbiamo dedicato una parte importante anche al tema della gestione delle acque, altro
come dire, fattore ambientale sottoposto a pressioni e anche al rischio di attività illecite molto diffuse che purtroppo si ripercuotono, come abbiamo evidenziato in tante relazioni prodotte in questi anni, in un ritardo nella realizzazione di investimenti e in una cattiva qualità del servizio offerto ai cittadini. E poi la lettera H, che è un punto, se vogliamo, meno legato all'attività vera e propria di inchiesta, ma su cui la Commissione in questi anni ha lavorato e che ci è sembrato doveroso riconoscere anche nella legge istitutiva, riguarda la verifica dello stato di attuazione della normativa in materia ambientale. Ovviamente la Commissione è una Commissione parlamentare, quindi mantiene un rapporto con le Camere nella loro interezza. Tutte le relazioni che noi approviamo, come vedrete, vengono trasmesse ai presidenti della Camera e del Senato per poter essere eventualmente discusse in aula e molte di queste relazioni si sono concluse con l'approvazione di una risoluzione parlamentare. Al comma 3 di questo articolo trovate un aspetto significativo, cioè la Commissione per sua natura, quindi proprio per quanto previsto per legge, procede all'indagine e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Quindi, nel corso appunto della legislatura e nel periodo in cui io sono stata presidente, noi abbiamo effettuato anche in sede di commissione alcuni esami di carattere appunto giudiziario nei confronti di alcuni auditi per poter recepire informazioni utili ovviamente non allo svolgimento poi di un procedimento processuale interno alla commissione, ma che servivano per fare chiarezza su alcuni fenomeni e in questo abbiamo appunto operato come dire, con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria vera e propria. Questa è la pagina del sito del Parlamento in cui c'era la composizione della Commissione nella precedente legislatura. Ovviamente la composizione è proporzionale alla rappresentanza dei gruppi politici in Parlamento. Qui trovate invece, su questa pagina di cui poi nella slide successiva vi ho indicato anche il link, tutte le relazioni che sono state approvate dalla commissione d'inchiesta nel corso della XVII legislatura. Sono evidenziate con i caratteri appunto di chi sono stati i relatori, i parlamentari che hanno seguito in particolare la definizione di queste relazioni e tutti questi provvedimenti sono come dire, acquisibili appunto perché sono pubblici, pubblicati su questo sito, a questo link, sito del Parlamento e si possono scaricare le relazioni che sostanzialmente sono queste. Queste sono quelle in formato cartaceo e qui sono invece tutte verificabili e consultabili in formato digitale. E come vedrete, ce n'è un numero abbastanza consistente. L'ultima parte della legislatura, quella in cui io sono stata presidente, succedendo appunto ad un collega che aveva lasciato l'incarico per un'altra funzione, ha fatto sintesi di gran parte del lavoro di inchiesta e di indagine svolto negli anni precedenti. Quindi, per darvi un'idea, nell'ultimo mese, diciamo, della legislatura, quindi mentre eravamo in campagna elettorale, abbiamo approvato qualcosa come 12 relazioni. Vedete che molte sono state approvate il 1 marzo. Vi ricordate che il 4 marzo si votava, quindi nell'ultima seduta abbiamo approvato 5 relazioni di carattere, come dire, anche abbastanza impegnativo. I numeri dell'attività della Commissione della XVII legislatura sono abbastanza, come dire, rilevanti. Abbiamo approvato 26 relazioni, nella precedente legislatura, la XVI, ne erano state approvate 14. Qui trovate alcuni riferimenti che, se vogliamo, sono certamente riduttivi, ma che danno conto dell'entità e della qualità, credo, anche del lavoro che abbiamo svolto, supportati dalle strutture tecniche e amministrative della Commissione, le pagine di documentazione acquisita, le ore di seduta, le missioni svolte dalla Commissione in Italia e all'estero e circa 500 persone che abbiamo audito in audizione, cioè che sono state convocate per avere informazioni connesse appunto alle tematiche oggetto dell'indagine della Commissione. Qui vi ho messo qualche foto per darvi un'idea, come dire, visiva anche del tipo di attività. Questa è un'immagine certamente non virtuosa di alcune città italiane, penso che questa sia
la capitale, traffico, questo non è traffico, questo è abbandono, diciamo, di rifiuti in maniera chiaramente illecita, non conforme. La commissione ha visitato diversi siti di interesse nazionale, svolgendo una specifica relazione proprio su questo tema, oggi abbandonati e rispetto ai quali i procedimenti di bonifica e di restituzione del bene abbiamo visto essere molto faticosi, molto rallentati. Abbiamo svolto praticamente su tutti i 41 siti di interesse nazionale un approfondimento incrociando i dati disponibili del Ministero con quelli delle altre amministrazioni e in molti casi anche effettuando dei veri e propri sopralluoghi. Questo ad esempio in Liguria, una delle grandi attività dismesse oggi, come dire, di difficile recupero, ma che continua a produrre un effetto ambientale negativo. Vedete che, come molte attività, anche nella nostra città sorgono vicino ai corsi d'acqua e questo, nel momento in cui viene sospesa l'attività produttiva, comporta un appesantimento sulle matrici ambientali. L'attività però si è svolta molto anche in sede parlamentare, queste sono alcune immagini delle commissioni, questi altri tipi di sopralluoghi, qui eravamo tutti vestiti da Ghostbuster perché visitavamo praticamente un sito contenente materiale potenzialmente radioattivo. Questo l'ho indicato perché abbiamo fatto alcuni, durante la mia attività di presidenza, alcune diciamo, indagini che hanno riguardato direttamente anche il nostro territorio. Abbiamo svolto una missione a Como, nell'ambito appunto di una serie di indagini, inchieste che stavamo svolgendo, che si è occupata di un aspetto, rilevante, diciamo, anche se marginale rispetto a una dinamica più complessiva, che riguarda il traffico di rifiuti tra l'Italia e la vicina Confederazione Elvetica, in particolare, materiale inerte che viene trasferito dalla Svizzera in Italia con una serie di problematiche di carattere ambientale ma anche amministrativo che impattano sul nostro territorio. Qui invece ritrovate un articolo, diciamo, su una delle indagini più interessanti che abbiamo svolto nell'ultima parte di questa legislatura che ha riguardato il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento rifiuti, soprattutto concentrati nel nord Italia, alcuni anche nella nostra provincia. Questo è stato un filone, diciamo, interessante perché abbiamo preso atto di questo ripetersi di fenomeni di incendi in impianti di trattamento, di scariche, cercando di capire quali erano le correlazioni tra questi fenomeni e le modalità di gestione degli impianti, alcune dinamiche di carattere più generale. Un dato molto significativo è che ad esempio, poi lo vedremo più nel dettaglio, su questo tipo di fenomeno noi ci siamo fermati ad analizzare la situazione fino a metà del 2017, perché poi avevamo bisogno dei dati quantitativi per produrre appunto la relazione, ma nel corso dei mesi successivi il fenomeno è aumentato di intensità e come numero e ha anche attivato, reso possibile una serie di collaborazioni con le procure, la Procura Generale della Cassazione, ad esempio per il monitoraggio e l'approfondimento di questo fenomeno. Qui vi ho messo alcuni diciamo frontespizi delle relazioni per darvi uno spaccato del tipo di indagini che abbiamo svolto. Alcune sono di carattere territoriale, questa ha riguardato il fenomeno del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e degli illeciti ambientali nel territorio del Lazio. Questa è stata una delle ultime relazioni che abbiamo approvato territoriale sulla regione Campania, un lavoro immane, perché diciamo, ogni commissione in ogni legislatura si occupa purtroppo della Campania, tanto è la gravità e l'entità delle problematiche presenti. In questa relazione abbiamo, che era composta da circa 700 pagine, per darvi un'idea, abbiamo ricostruito lo stato dell'arte di tante questioni di carattere relativa ad esempio alla gestione delle ecoballe, alla gestione dei siti di interesse nazionale presenti in Campania da bonificare, alla gestione del ciclo illecito delle acque, quindi tanti, oltre alle tante vicende giudiziarie che hanno incrociato l'attività della criminalità organizzata nella vicenda tristemente nota come Terra dei Fuochi. Quindi su queste indagini questo tipo di relazioni costituiscono in molti casi, proprio perché costituite sulla base dei atti
atti e di audizioni svolte con i rappresentanti di quel territorio, ma anche delle forze di polizia, degli organi inquirenti, costituiscono, diciamo, dei riferimenti utili e abbastanza aggiornati per avere un quadro complessivo della situazione in questi territori. Oltre al Lazio, in questa legislatura ci siamo occupati di Toscana, di Liguria, del Veneto, insomma, di varie regioni. Nella scorsa legislatura era stata prodotta un'indagine, specifica invece sulla regione Lombardia. Questo, vi dicevo, è la relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Qui vi ho riportato una diciamo, rappresentazione di distribuzione territoriale del numero di incendi che noi abbiamo registrato, circa 250 incendi nel giro di poco più di 2 anni. La stragrande maggioranza, come vedete, è concentrata nelle regioni del nord del paese. Questo è dovuto, dal nostro punto di vista, da un lato, ad una presenza più significativa di impianti in questi territori, dove soprattutto ci sono impianti di trattamento che, si occupano del trattamento delle frazioni differenziate effettuate anche in altre parti del paese, e però segnala anche una sorta di, inversione della direzione, diciamo così, storica di flusso di rifiuti che ha segnato altre pagine, altre stagioni del nostro paese. Oggi i rifiuti, più o meno legalmente, subiscono, diciamo, viaggiano su una rotta sud verso nord. In molti casi, proprio la scarsa dotazione impiantistica nelle regioni del sud e nelle regioni del centro, relativamente, fa sì che, come dire, una volta che viene effettuata anche la raccolta differenziata, non ci sono gli impianti per trattarli e quindi vengono portati al nord o anche all'estero. Questo provoca una, diciamo, sovrappressione per eccessive quantità di materia che viene magari stoccata in maniera, come dire, non regolare, che viene accatastata senza rispettare le norme di sicurezza che, diciamo, sono insite, no, per l'attività svolta in impianti di trattamento di rifiuti. E in alcuni casi abbiamo proprio verificato come gli incendi sono stati determinati da un'incuria, da una cattiva gestione degli impianti. In altre realtà, ovviamente, ci sono, anche se le indagini sono in gran parte ancora in corso, rischi di infiltrazioni della criminalità, di attività illecite comunque. Un altro elemento che questa relazione ci ha consentito di mettere in evidenza è come questa situazione, che potenzialmente è destinata a peggiorare nel corso del tempo, si intreccia anche con alcune vicende di carattere internazionale, globale, se vogliamo. Avrete sentito probabilmente che la Cina, nel corso degli ultimi mesi, ha posto fine, ha bloccato l'importazione di materiale plastico, soprattutto proveniente da altri paesi, fissando dei requisiti molto più stringenti sulla qualità del materiale importato. Questa chiusura, in qualche modo, di una possibile, diciamo così, sbocco al trattamento e alla gestione di materiale oggetto di raccolta anche nel nostro paese e in Europa, fa sì che gli impianti del nostro territorio subiscono una pressione che non sono in grado di reggere. E questo ovviamente ci dà il senso di quanto sia importante, diciamo, avviare e dotare il nostro paese di una vera strategia di dotazione impiantistica, industriale, il che non vuol dire, diciamo, privata, ma, in cui il soggetto pubblico ha un forte ruolo di governo e di programmazione, capace di dare una risposta e anche di accompagnare l'evoluzione dei processi. Vado molto più veloce su questi aspetti. Questa è la relazione che vi dicevo sul traffico transfrontaliero dei rifiuti. Ecco, la Commissione, questa ve l'ho messa perché è un po' una relazione particolare. La Commissione, ha svolto nel corso degli anni anche una serie di approfondimento su alcuni fenomeni, non strettamente legati a contesti territoriali o a singole filiere o problemi. Ad esempio sul fenomeno, in questo caso, delle navi dei veleni che hanno riguardato i traffici internazionali di rifiuti negli anni 80 e 90. È stata in questo caso una relazione nata a partire da alcune rivelazioni che alcuni collaboratori di giustizia avevano fornito e che poi noi abbiamo audito in corso, appunto, dell'attività della Commissione, e che ha, come dire, consentito di produrre una relazione aggiornata su un fenomeno che è quello,
della nave dei veleni, cioè di quelle navi che nel corso degli anni 80 e inizio anni 90 rientravano nel nostro paese con carichi di rifiuti pericolosi di dubbia provenienza, di illecita provenienza, che però erano stati inviati in altre parti del sud del mondo, nel Nord Africa o nel sud-est asiatico, con la connivenza appunto di forme di criminalità organizzata che poi abbiamo visto, ad esempio, essere legati anche all'attività del clan dei Casalesi nella vicenda della Terra dei Fuochi. Quindi questa è un'indagine, diciamo, di carattere più documentale che abbiamo sviluppato e che ha accompagnato e rappresenta un avanzamento su fenomeni di carattere appunto più generale. Vi ho messo questa relazione che mi consente di fare appunto il collegamento con la legge sugli ecoreati, perché la Commissione nel corso di questa legislatura ha prodotto in maniera innovativa rispetto al passato anche una relazione di verifica sullo stato di attuazione di una legge, in particolare della legge 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente. La Commissione, a partire dalla documentazione ricevuta dalle procure territoriali, presenti appunto del Procura della Repubblica territoriali e collaborando e acquisendo appunto questa informazione, è stata in grado, a poco più di un anno dall'approvazione della legge, insomma più o meno, dalla sua piena applicazione, di verificare se quel provvedimento, su quale ovviamente molti parlamentari che stavano in commissione d'inchiesta e che pure avevano lavorato alla Camera e al Senato sull'approvazione della legge, stava producendo o meno degli effetti positivi. Cos'è questa legge? Molto brevemente. Finalmente vengono introdotti nel nostro ordinamento, nel codice penale, alcuni delitti ambientali che hanno, diciamo così, lo scopo e la finalità di punire con pene particolarmente severe alcuni comportamenti particolarmente gravi a danno dell'ambiente. Vi ho indicato una frase, oggetto anche delle dichiarazioni che noi abbiamo effettuato in sede di approvazione di questa legge: l'affermazione dell'ambiente come bene costituzionalmente tutelato passa attraverso l'introduzione nel codice penale di fattispecie di delitti che colpiscono comportamenti di particolare gravità e che concorrono a tutela fino allora non prevista. Diciamo, non è che prima dell'approvazione di questa legge non fossero presenti nel nostro ordinamento delle misure sanzionatorie, delle pene per chi diciamo, comprometteva l'ambiente, ma tutte queste misure erano diciamo, di entità abbastanza lieve e in molti casi la storia, diciamo, degli ecoreati nel nostro paese ci dice che per una serie di ragioni legate alla, diciamo così, inefficacia degli strumenti a disposizione delle forze inquirenti, delle forze di polizia, in molti casi questi comportamenti venivano lasciati sostanzialmente impuniti. Questo ha provocato nel corso degli anni una, diciamo, distanza e una frustrazione molto forte tra le persone che subivano i danni di questi comportamenti. Pensate alla vicenda, forse la più nota, delle morti determinate dall'amianto, dall'effetto dell'amianto. I processi che hanno cercato appunto di individuare le cause, le responsabilità, si sono scontrate con armi molto spuntate e in molti casi sono finiti nel nulla. Quindi c'è stata proprio questa distanza tra le aspettative di giustizia, di territori, di persone che avevano appunto subito questi danni e la possibilità di dare una risposta giudiziaria efficace. La legge sugli ecoreati è stata approvata e promulgata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio del 2015, quindi siamo più o meno a 3 anni, sta arrivando il terzo compleanno di questa legge, e qui vi ho riportato uno schema che è contenuto su Ecoscienza, che è la rivista dell'ARPA Emilia Romagna del 2 maggio 2015, quindi una premessa che è doverosa. Quando ancora la legge non era stata approvata, perché c'è stato, diciamo, un ping pong molto lungo tra Camera e Senato per l'approvazione di questa legge,
E quindi anche i riferimenti appunto degli articoli del codice penale hanno delle discrepanze con quelli poi effettivamente approvati che troviamo in Gazzetta Ufficiale. Però questo mi serviva per rappresentarvi quello che qualcuno ha definito la scala penale in materia di rifiuti, cioè passiamo da illeciti amministrativi che colpiscono comportamenti a danno dell'ambiente come l'abbandono di rifiuti, violazioni di comunicazione e registrazione, reati contravvenzionali, quindi di entità e di peso e di incidenza, se vogliamo, più contenuta, a casi invece di reati particolarmente gravi, che sono appunto il disastro ambientale doloso, che è la compromissione definitiva dello stato dell'ambiente, che vengono puniti con nuovi, diciamo così, pene contenute appunto nei nuovi 5 reati del codice dell'ambiente, nel codice penale, arrivando fino a pene di reclusione che in alcuni casi raggiungono i 15 anni, quindi particolarmente, incisive. Qui vi ho indicato le 5 nuove fattispecie di delitti che sono contenute nel codice penale: disastro ambientale, inquinamento ambientale, traffico e abbandono materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Altri contenuti della legge rilevanti riguardano ad esempio la confisca obbligatoria anche per equivalente dei beni che hanno costituito profitto di reato. Questo è un punto importante che è stato in qualche modo ripreso da altre discipline per altri tipi di reati, perché diciamo, la confisca è uno degli strumenti di carattere economico che ha una maggiore incidenza e che, come dire, pone fine anche alla possibilità che questo tipo di attività illecita po possa essere perpetuata attraverso altre forme. Una serie di aggravanti qualora questo tipo di reati, di delitti vengano commessi in forma appunto di associazione per delinquere, il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati, che è un altro elemento determinante, cioè molti processi sono finiti in nulla proprio per la brevità dei tempi di prescrizione. Poi in realtà la legge ha cercato in qualche modo, tenendo conto anche del dibattito molto acceso e trasversale, poi vi dirò come si è arrivati sull'approvazione di questa legge, di inserire anche alcuni elementi, se vogliamo, innovativi. Qual è stato il faro che ha guidato tutti noi che abbiamo lavorato su questa legge? A noi interessava poter restituire il più possibile a integrità il bene ambientale, e quindi le misure relative a quello che qui ho definito il ravvedimento operoso prevedono una serie di riduzioni di pena qualora il responsabile del reato si impegni attivamente per, diciamo, ridurre la compromissione o, se possibile, addirittura eliminarla. Quindi quello che viene posto al primo punto è la restituzione dell'integrità e della qualità del bene ambientale. Dentro la legge c'è anche una parte che va a intervenire non sul codice penale ma sul codice dell'ambiente, quindi sul 152 del 2016, prevedendo una serie di misure che prevedono addirittura l'estinzione delle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale, secondo quelle modalità e quel principio ispiratore della giustizia riparativa che già è previsto per altre discipline e che risponde sempre all'obiettivo che vi dicevo prima, cioè fare in modo che il bene ambientale venga il più possibile restituito alla fruizione collettiva delle comunità. Questa legge, di cui poi, se volete, possiamo entrare nel merito più nel dettaglio, è stata il frutto di un lavoro lunghissimo che si è svolto ovviamente nell'ultima parte in Parlamento, ma che era stato, diciamo così, costruito attraverso una lunga marcia, come l'ha definita qualcuno, svolta da, rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Legambiente Libera sono state grandi protagoniste di questo lavoro durato più di 20 anni per tentare di dare una legge, diciamo, veramente efficace per contrastare i crimini ambientali nel nostro paese. È stato anche il frutto del lavoro parlamentare, una delle non tantissime, diciamo così, leggi di iniziativa parlamentare che sono state approvate nella scorsa legislatura, frutto di proposte, diciamo, provenienti da forze politiche dell'allora maggioranza, ma anche dell'opposizione, e che è stata in qualche modo, come dire, composta, trovando dei punti di mediazione alti su questioni che partivano anche da punti di vista molto differenti. È stata veramente una fatica, nel senso che quando si è arrivati all'ultimo miglio dell'approvazione di questa legge, i cosiddetti guastatori sono intervenuti con tutte le armi a loro disposizione. Io ricordo delle grandi, come dire, discussioni tra, ad
alcuni di noi parlamentari e ad esempio i rappresentanti dei portatori di interessi, Confindustria è stato un grande, diciamo così, oppositore dell'approvazione di questa legge, non comprendendo, secondo me, che invece i primi a beneficiare di una legge efficace su questi punti sono la stragrande maggioranza delle imprese sane e regolari che non pensano di fare concorrenza sleale a danno dell'ambiente. Però c'è una retorica e forse anche un retaggio culturale un po', come dire, non molto avanzato nel nostro paese, che ancora considera l'ambiente un freno allo sviluppo piuttosto che un fattore vero e proprio di crescita sostenibile. Nonostante questo, si è riusciti appunto ad arrivare in fondo all'approvazione di questa legge e i dati che sono stati oggetto del monitoraggio della commissione d'inchiesta, ma anche di un vero e proprio monitoraggio svolto. Una delle primissime casi in cui il Parlamento si occupa di capire se una legge funziona o no è stato proprio sulla legge 68. La Procura Generale si sta occupando anche qui di monitorare gli effetti, cercando anche di dare indicazioni il più possibile omogenee all'attività delle procure territoriali, anche perché quello diciamo così, del diritto ambientale è un ambito ancora in fase in qualche modo, no, di formazione, di specializzazione. I risultati sono incoraggianti, soprattutto su un fronte che è quello della prevenzione, cioè si è assistito ad una riduzione drastica delle attività denunciate o riscontrate proprio perché la presenza di pene più dure, più pesanti, ha scoraggiato probabilmente alcuni comportamenti illeciti che erano particolarmente diffusi. Concludo, vi ho indicato questa frase del professor Sabino Cassese che ho trovato sul Corriere della Sera, ma che mi sembrava interessante perché sintetizzava anche in questo periodo particolare in cui ci troviamo, una delle, diciamo, delle grandi questioni che riguardano lo svolgimento dell'attività parlamentare, che non è solo quella di scrivere delle leggi, quella è la principale, ma anche di monitorare fenomeni come nel caso della commissione d'inchiesta. La trasformazione in realtà di proposte e decisioni richiede una certosina opera di analisi e conoscenza dei problemi, quello che abbiamo cercato, ad esempio, di fare con la commissione. Capacità di intendere richieste spesso contrastanti, anche una funzione educativa di guida e di interpretazione. Insomma, la democrazia è una macchina complicata nella quale non c'è solo volontà calata dall'alto e nella quale gli strumenti e la loro conoscenza contano. In questo mi sembra di poter dire che l'attività della nostra commissione sulle tematiche ambientali ha concorso ad aumentare, diciamo, la qualità della conoscenza su alcuni fenomeni rilevanti di carattere ambientale e forse noi pensiamo anche ad aiutare il processo poi di formazioni di leggi che siano veramente efficaci per tutelare un bene fondamentale come il bene ambientale. Io avrei finito, vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente sono a disposizione per domande, richieste, quello che ritenete. Sono domande da Varese. Non osano mai gli studenti, non osano mai. Mi piace molto la frase, magari cominciano anche gli studenti a rendersi conto che la conoscenza è una cosa fondamentale per il campo ambientale, perché senza conoscenza è difficile riuscire a poi a fare qualcosa che abbia un reale poi processo di miglioramento della qualità dell'ambiente. Io le chiederei se lei ha detto che molto è incentrato sulla questa legge, ma nel caso di danni all'ambiente che risultano spesso, o è probabile che risultino irreversibili, il ravvedimento risulterebbe comunque poco utile in questi casi, come ci si indirizza? Sì, allora ovviamente mi sentite? Avete sentito anche la domanda? No, la domanda non si è sentita tanto bene. No, se la Posso ripete, se provare? viene qua vicino, perché qua altrimenti la domanda non si sente tanto bene. Può venire ora? Se lo studente venisse qua lì vicino a te, Devi vicino al venire. microfono. Devi venire. Elisa. Ho chiesto, dato che molti danni ambientali risultano irreversibili, come si relaziona questo fatto con il ravvedimento operoso che risulta un punto focale di questa legge?
Sì, allora ovviamente non in tutti i casi, cioè in presenza di disastro ambientale c'è poco ravvedimento operoso possibile, no? Però l'articolo 452-decies, che è quello appunto che disciplina il ravvedimento operoso, prevede che le pene possano essere diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica, ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, o addirittura la possibilità della riduzione di un terzo a colui che concretamente sostiene, aiuta l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Cioè il ravvedimento operoso è una forma di riconoscimento, scusate se tecnicamente, giuridicamente non sono perfetta, ma di riconoscimento della collaborazione di qualcuno che è implicato nel, diciamo, in quello svolgimento di un delitto, comunque di un reato ambientale, che però si attiva per poter concorrere alla, diciamo, attenuazione del danno prodotto, oppure a fornire elementi utili a individuare i responsabili e aiutare anche lo svolgimento poi della fase processuale. Quindi quello che mi sembra utile sottolineare è che ovviamente questa legge, siccome noi abbiamo avuto molte critiche da chi ci diceva ma il bene ambientale non si tutela attraverso solo gli strumenti giudiziari e pene più alte, e certo è vero che è così, ma laddove c'è una formazione anche di una cultura ambientale che comprende quanto sia importante farsi carico, diciamo, della tutela e collaborare per poter ridurre il più possibile il danno, ci è sembrato corretto, prendendo anche spunto da altre realtà, favorire ad esempio attraverso forme di riduzione di pena questi comportamenti in qualche modo virtuosi. Certamente, come dire, l'obiettivo della legge in teoria sarebbe quello di non punire mai delitti come il disastro ambientale, perché quando si arriva a dover fare un processo per disastro ambientale, se vogliamo, ormai è troppo tardi, non si può restituire la qualità e l'integrità del bene, dal momento che appunto il disastro ambientale è la compromissione definitiva dello stato, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, oppure l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Quindi quando si arriva al disastro ambientale, ormai, come si dice, poi sono scappati, insomma. E si è visto che questo ha incentivato pratiche collaborative da parte... Sì, ci sono, ovviamente noi, diciamo, ci siamo fermati con la nostra relazione allo stato attuale, al 2017, però abbiamo trovato nel testo della relazione tutta una serie di casi che ci hanno segnalato ovviamente le procure, perché poi noi non seguiamo i singoli procedimenti, nei quali si sono attivate queste forme di collaborazione, quindi in alcuni casi l'attuazione della legge ha prodotto dei risultati non solo sul fronte della prevenzione, ma anche di una repressione che si conclude ad esempio in tempi più rapidi. Quando c'è una collaborazione nella fase degli indagini, questo rende molto più facile, più semplice, più rapido accertare il reato e quindi avviare poi la conclusione del procedimento. C'è una domanda da Como? Da Varese. Scusa. Prego. Scusi, volevo chiederle, lei ha parlato di una cultura non proprio adatta alla prevenzione dei disastri ambientali. Che genere di comportamenti sono che intendeva, se posso chiedere? Forse quando rifacevo riferimento alle resistenze che abbiamo avuto nell'approvazione della legge, quello? Anche. Ad esempio, in molti casi diciamo, abbiamo visto come un pezzo dell'impresa, del mondo dell'impresa, cioè i reati ambientali, dal nostro osservatorio ci siamo resi conto che in molti casi sono reati di impresa, cioè un imprenditore
Io resto sempre del principio che la maggior parte agiscono nelle regole, quindi non voglio criminalizzare nessuna categoria, ma in alcuni casi, in molti casi, ci siamo resi conto che siccome smaltire i rifiuti speciali, per dire, costa meno se li do a un intermediario e poi io mi disinteresso di come li smaltisce, di dove li porta, se li sotterra, se li intomba, se li porta all'estero senza bolle di accompagnamento, per cui non si conosce più diciamo, il flusso, no? E la gestione di questi rifiuti. Questi comportamenti denotano non soltanto una mancanza di rispetto della legge, ma anche una indifferenza rispetto all'impatto che comportamenti di questo tipo producono sull'ambiente, magari non sull'ambiente in cui tu stai operando, nel senso che è difficile che qualcuno intomba i rifiuti fuori nel tuo cortile, ma quando non ti occupi di capire dove vanno i rifiuti speciali che derivano, ad esempio, dal tuo processo di produzione, e magari questi vengono, come è successo nella stagione della Terra dei Fuochi, intombate in province campane, questi erano in gran parte rifiuti che venivano dalle fabbriche, dalle imprese del nord Italia, è stato ricostruito da inchieste giudiziarie, quindi non racconto cose giornalistiche, il danno ambientale è un danno che, come dire, vede una forte responsabilità di soggetti che fanno impresa, ad esempio. Dopodiché c'è anche una forte commistione, in questo anche mi sento di dire che non c'è una grande cultura ancora. Vedono spesso una forte commistione anche di settori in qualche modo deviati, lasciatemi usare il suo termine, della pubblica amministrazione che non controllano, oppure che dentro un quadro normativo che sicuramente è abbastanza articolato e complesso, diciamo così, consentono dei comportamenti leciti, che si traducono appunto nella mancanza di controllo o di programmazione. L'ultima cosa che, proprio dal punto di vista culturale, noi siamo un paese che vive nelle eterne emergenze, cioè la Campania è una realtà emblematica da questo punto di vista, ma non è solo la Campania. Lazio, ad esempio, la città di Roma è uguale, la Sicilia, purtroppo, anche la Liguria, quindi questo non vuol dare un giudizio, diciamo, territoriale. Ma laddove io vivo per 20 anni una situazione di emergenza rifiuti, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché l'emergenza può essere determinata da un evento imprevedibile, ma se l'emergenza è strutturale e diventa ordinaria, vuol dire che c'è una mancanza di responsabilità. In questo caso io penso soprattutto del governo pubblico di fare delle scelte, cioè se non doto la mia regione di impianti di varia natura, poi uno può scegliere una tecnologia rispetto che un'altra, ma per trattare i rifiuti, prima o poi, più prima che poi, cadrò nell'emergenza e nell'emergenza purtroppo le soluzioni proposte a basso costo, in tempi brevi, spesso sono quelle che hanno qualcosa di grigio, diciamo, che non garantiscono il rispetto delle leggi e che nascondono anche comportamenti illeciti. C'era una domanda Sì. anche da Como? Sì. Lei ha parlato di un forte stress adesso per gli impianti di smaltimento dei rifiuti, soprattutto del nord, anche a causa, per esempio, della chiusura delle frontiere, per esempio in Cina. Quindi bisognerebbe attuare dei piani per migliorare la gestione dei rifiuti e il loro smaltimento, ma allo stesso tempo, quello di cui parlava lei dei trasporti transnazionali. Dovrebbe essere magari ampliato e magari gestito meglio, quindi creare un modo per avere sempre le bolle di accompagnamento insieme ai rifiuti, o secondo lei basta creare un nuovo piano di gestione dei rifiuti al nord? No, allora, avete sentito la domanda? No, Sì, naturalmente. perfetta. Sì, ah, sì, è Perfetta. vicino. Perfetto, perfetto. Allora, il tema quando parlavo di un piano di gestione dei rifiuti, come dire, sostenibile, ovviamente non facevo riferimento soltanto al nord. In realtà bisogna anche dire che le regioni del nord del paese sono quelle che hanno una dotazione impiantistica migliore rispetto ad altre parti, no, del nostro paese. Probabilmente bisogna, diciamo, riconvertire anche alcuni impianti, perché oggi sappiamo, ad esempio, le direttive europee di cui vi dicevo prima prevedono dei vincoli e degli obblighi molto stringenti di riduzione del conferimento in discarica, cioè noi dobbiamo ridurre
al minimo la quantità di rifiuti che smaltiamo in discarica, quindi privilegiando il recupero di materia e il recupero di energia. Questo vuol dire che impianti di trattamento di recupero di materia ce ne sono troppo pochi oggi nel nostro paese. E soprattutto bisogna accompagnare questa dotazione impiantistica anche alle innovazioni tecnologiche. C'è un caso emblematico di Contarina nel Veneto, di questo impianto che è stato progettato per poter recuperare diciamo, materia dal trattamento dei pannolini, che uno pensa, cioè il pannolino lo devo per forza buttare in discarica. In realtà c'è un impianto che ha sviluppato una tecnologia tale che permette di recuperare, di riciclare, no, questo segmento di rifiuto. L'iter di approvazione e di diciamo, implementazione piena di questo impianto è stato lunghissimo e noi ci siamo spesso confrontati con il soggetto imprenditore che attende un riconoscimento di una qualifica di sottoprodotto per poter poi riutilizzare la materia prima e seconda. Quindi non c'è soltanto la necessità di costruire fisicamente gli impianti, c'è la necessità di modificare, aggiornare anche la normativa, come in altri paesi, ad esempio, si è fatto con più lungimiranza per fare in modo che quello che recupero dagli impianti di trattamento possa essere reimmesso nel ciclo produttivo. Poi sul tema del collegamento e della possibilità di traffico transfrontaliero, cioè una premessa va fatta, non è che è per forza illecito quando io trasporto all'estero dei rifiuti, però bisogna porsi anche una questione, cioè se alcuni paesi europei, l'Olanda o la Germania o la Svezia, importano rifiuti, diciamo, da altri paesi facendoseli ovviamente pagare profumatamente, perché questo gli serve per far funzionare i loro impianti e quindi teoricamente loro hanno anche un beneficio, no? Perché vengono pagati per poter ricevere questi impianti. Il dubbio di capire se magari noi questo valore che è insito in questa materia non potremmo recuperarlo e mantenerlo da noi, forse bisogna porselo. Quindi i rifiuti sono un problema quando non ci sono le risposte adeguate per gestirli. In molti casi, come succede in molti paesi europei, sono anche una risorsa perché generano materia, generano energia che permette, ad esempio, in condizioni sicure di qualità ambientale, il teleriscaldamento di metropoli, oggi in varie parti del paese, in varie parti dell'Europa, e quindi noi sicuramente in questo abbiamo molto, molto da fare. È difficile perché nella mia attività, questa più di attività, più che dell'attività della commissione, quella parlamentare o politica vera e propria, persino fare un impianto, diciamo, di recupero di materia o di compostaggio è, diciamo, una sfida enorme nel nostro paese, perché l'opposizione locale è molto molto forte, quindi no le discariche, no gli inceneritori, no gli impianti di trattamento, no gli impianti di compostaggio, cioè o smettiamo di produrre definitivamente rifiuti ed è un obiettivo quello della riduzione, cioè voglio ricordarlo, però è un po', diciamo così, come dire, impossibile che riduciamo allo zero la produzione di rifiuti e quindi in qualche modo li dovremmo gestire. Ovviamente in questo, anche qui ti dicevo prima, culturalmente abbiamo un po' di difficoltà ad accettare che si facciano degli impianti che servano a non trovarci nell'emergenza e magari a non lasciare spazi a spregiudicati operatori che poi producono danni molto più grandi. Ma appunto, scusi, data questa nostra un po' incapacità di riuscire a portarci a un livello tale da avere impianti che recuperino materia e energia così diffusi sul territorio, in questo periodo, quindi anche magari in maniera un po' temporanea, non conviene agevolare questi mezzi di trasporto internazionali che possono invece, Certo, ambientalmente parlando, no, ma tenere noi, una soluzione diciamo, migliore. noi esportiamo molta materia oggetto Sì. della raccolta differenziata e cioè, appunto, è una necessità perché non ne abbiamo di impianti, è una possibilità riconosciuta, quando viene fatta lecitamente non c'è niente di male, no? Però dobbiamo anche sapere che, ad esempio, trasportare una tonnellata di plastica oggetto della raccolta differenziata in Olanda costa molto di più che magari gestirla secondo un principio di prossimità, che è uno dei cardini, no, della normativa europea, che
vorrebbe, diciamo, che riduco il meno possibile i viaggi che faccio fare ai rifiuti. Cioè, ci sono alcuni controsensi di fondo. Se io faccio la raccolta differenziata più spinta del mondo, differenzio tutto possibile, no? Tutto è possibile. Ma poi, per poter recuperare la materia, devo far fare chilometri su strada, naturalmente, con mezzi vecchi e inquinanti, cioè il beneficio ambientale del comportamento viene un po' meno. Quindi, per quello dico che sicuramente cioè, c'è questa possibilità e non va demonizzata assolutamente. Ci sono tanti accordi tra i paesi, diciamo, dentro lo scenario europeo, i rifiuti viaggiano, quindi non è un dramma. Però bisogna chiedersi se sia appunto quello che serve anche al nostro paese o se sia più saggio, più lungimirante, dotarsi di una strategia nazionale per, diciamo così, affrontare anche la sfida di una transizione verso un modello di economia circolare. Non è una cosa che si fa in pochi mesi o in pochi anni, assolutamente, insomma, però penso che valga la pena porsi almeno il problema, insomma. Volevo un tuo commento, no? Nel senso che questo discorso culturale mi sembra abbastanza importante, proprio per quello che dicevi tu, cioè se noi, cioè noi in questo momento stiamo vivendo i rifiuti come quasi una cosa pericolosa, mentre in realtà, appunto, come dici tu, in Germania e in Olanda il rifiuto è invece vissuto come una risorsa. E quindi, secondo te, come si può cercare un pochettino di far cambiare un po' questa mentalità, per esempio, dei comuni che nessuno, come dicevi tu, vuole avere l'inceneritore o vuole avere l'impianto di compostaggio perché è meglio metterlo nel comune vicino? Perché se non ci dotiamo di come giustamente dici tu, cioè prima o poi dovremo, come si sta cercando di fare in agricoltura, riportare tutto a chilometro zero. Dovremmo prima o poi arrivare ad aumentare il discorso del chilometro zero sul nostro rifiuto. Cosa ne pensi? E soprattutto come commissione, sicuramente fate qualcosa per migliorare da un punto di vista, chiamiamolo culturale, e di sensibilizzare un pochettino più che i cittadini, magari le amministrazioni pubbliche su questo? Sì, allora diciamo come commissione, ovviamente non è che ci illudiamo che le nostre relazioni di 700 pagine le leggano i cittadini italiani e forse neanche gli amministratori, però certamente diciamo aiutano a provare ad avere un approccio laico alla questione, perché sono basate su conoscenze tecniche, scientifiche, diciamo non nel vero senso della parola, no? Oggettive, cioè non è che qui dentro trovate la dialettica politica tra la maggioranza e l'opposizione di un consiglio comunale, eh? Qui diciamo parlano gli atti e quindi aiutano ad avere un quadro il più possibile oggettivo, che è sempre appunto, per tornare a Sabino Cassese, un elemento di conoscenza importante per comporre anche interessi diversi. Io penso che come si fa a superare e uscire un po' da questa logica per cui il rifiuto è soltanto un problema? Da un lato penso che cioè, serva rafforzare, come dire, la credibilità e la responsabilità delle istituzioni pubbliche. Io di questo sono molto convinta, cioè il motivo per cui il cittadino non vuole l'impianto di compostaggio vicino a casa. Probabilmente magari è perché pensa che gli dia fastidio molto l'odore, perché pensa che ci siano, che ne so, che inquina e quindi si ammala se ha un impianto di trattamento, non facciamo il compostaggio che magari un po' puzza, ma quello che ne so, di trattamento della plastica, perché è un impianto di rifiuti, mi spaventa. Però anche perché in tanti casi, e purtroppo la nostra commissione li ha verificati e toccati con mano, quando partono questi processi di realizzazione di impianti, dentro si annida i ritardi, la corruzione, diciamo una cattiva espressione della pubblica amministrazione, della gestione della cosa pubblica. In questo penso che l'innalzamento della qualità e della responsabilità del governo pubblico locale, nazionale, a tutti i livelli è fondamentale per superare anche questa resistenza quasi innata che c'è, che in un certo modo io posso anche comprendere nei cittadini, perché uno dice, ah, ma chissà, adesso vogliono costruire un impianto, beh, durerà 10 anni questo progetto, poi magari me lo abbandonano lì
di finito senza non finito, a metà, mi distruggono il territorio, non ho nessun beneficio, ad esempio, questo è un altro elemento. Io penso che per aumentare l'accettabilità sociale di alcuni impianti bisogna costruire dei processi condivisi con i territori che li ospitano, conoscenza, capire insieme a loro quale può essere un beneficio locale, cioè se io ad esempio ho gli impianti, che non è solo economico, però se io alla comunità locale dove gli propongo di fare un impianto, nello stesso tempo, che ne so, gli costruisco insieme a loro una risposta per rispondere ad un altro bisogno, ce ne so, una pista ciclabile, non è comprare un consenso, ma è fare in modo, provare a far capire che se c'è una penalizzazione di un certo tipo può esserci anche un beneficio dall'altro. E poi aumentare la capacità di programmazione su scala un pochino più grande del piccolo comune, perché il piccolo comune di 3.000 abitanti, 5.000, noi ne abbiamo tante nelle nostre due province, non ha la struttura amministrativa tecnica per capire se l'imprenditore che viene e mi vuole costruire un impianto mi vuole fregare o mi sta proponendo una cosa sostenibile. Allora, riuscire a dare un supporto e magari mettere insieme più comuni per lavorare insieme su un progetto aumenta la forza contrattuale anche del pubblico rispetto a un operatore privato o per poter, diciamo così, rappresentare gli interessi di quel territorio. Quindi io penso che davvero, l'ho citato tante volte in questa mattina, ma ne sono convinta, cioè quello che è stato approvato in Europa qualche settimana fa, peraltro è stata relatrice Simona Bonafè, che è una nostra europarlamentare di Varese originaria, tra l'altro, quindi magari sarebbe interessante se pensate con lei di parlare delle direttive approvate sull'economia circolare. È una grande occasione, a patto che noi non la viviamo come un obbligo di aggiornare la nostra normativa e di viverla solo come un appesantimento di adempimenti sulle imprese, sulla pubblica amministrazione, sui cittadini. Veramente è una forma, come dire, in qualche modo di rivoluzione ambientale, perché io devo pensare al prodotto già nella fase in cui lo progetto, e quindi chiamando in causa una responsabilità anche delle imprese manifatturiere, dei consumatori. Devo pensare a quel prodotto in modo intelligente per far sì che riduca il più possibile la quantità di quello che a fine dell'uso è rifiuto non recuperabile. Quanto più posso recuperare, quanto più posso valorizzare, quanto più posso riutilizzare, allungare il ciclo di vita di un prodotto, riduco la quantità di rifiuti di cui mi devo preoccupare. Fermo restando che una quota ce l'avremo sempre e quindi io non sono una grande sostenitrice dell'idea del rifiuto zero. Prima di arrivare al rifiuto zero direi che dobbiamo impegnarci a ridurlo molto e a dare anche le risposte per gestire quelle quantità che sono irriducibili a zero nel breve termine. Scusa, a proposito degli incendi che aveva citato, non so se non l'ho seguita io, ma se principalmente a cosa sono dovuti? Se truffe assicurative o problemi tecnici? Scusa, non si è sentita. Ve lo dico io. Mi ha chiesto sul fenomeno degli incendi, degli impianti di rifiuti, principalmente a che cosa sono dovute, se a truffe assicurative o okay. Ad altri casi. In realtà ha avuto una intuizione importante, perché non che ci siano truffe assicurative, però vi faccio un esempio in Lombardia, tra l'altro. Siamo andati in provincia di Pavia a fare un sopralluogo su un impianto di trattamento di rifiuti che, diciamo, ci si è presentato bruciato, perché c'era stato l'impianto, con tutti i rifiuti distribuiti sul piazzale in maniera totalmente disordinata. Si vedeva anche a vista che erano più di quanti l'autorizzazione ambientale gli consentiva di mantenere e di trattare. Ma la cosa strana è stata che l'impianto in questo rifiuto è avvenuto il giorno prima che ci fosse un sopralluogo dell'ARPA per verificare la regolarità dell'impianto, che era stato annunciato, perché l'ARPA programma una serie di sopralluoghi in tutti gli impianti di certa natura, no? Sui quali deve fare vigilanza. Allora, diciamo, non è che a pensare male si fa peccato, ma ogni tanto, diciamo, ci si indovina, nel senso che casualmente era successo proprio il giorno prima. Il fuoco purtroppo è una modalità per far sparire o per confondere, diciamo, le cose rispetto a situazioni poco chiare. Quindi
In alcuni casi probabilmente c'è stata sicuramente una responsabilità dei gestori stessi, non so se in questo caso poi accerterà la magistratura, diciamo, dell'impianto. In alcuni casi ci siamo resi conto che questi impianti non avevano, ad esempio, assicurazioni sufficientemente solide, cioè molti impianti di rifiuti, nel nostro osservazione, abbiamo rilevato che hanno tante assicurazioni regolari, sulla carta, stipulate con diciamo compagnie di assicurazioni dell'Est Europa, che poi, come dire, al momento della escussione, magari dell'assicurazione per rispondere, non si trovano, sono insolventi e quindi. Questo tema, ad esempio, dell'assicurazione, delle fideiussioni per alcuni impianti, è un tema che abbiamo evidenziato proprio come una delle criticità degli impianti di rifiuti. E forse c'è bisogno di rivedere la normativa, perché gli impianti di trattamento dei rifiuti, anche quelli che li stoccano soltanto e che poi si occupano di mandarli negli impianti di recupero, però sono impianti che trattano materiale a rischio di infiammabile, che se non è gestito bene basta un cortocircuito per far esplodere qualcosa. Quindi sicuramente ci sono tanti diciamo, aspetti che non sono appunto soltanto quelli della criminalità organizzata, del racket magari, concorrenza sleale tra imprese. C'è appunto una, diciamo, un'area grigia che riguarda le forme di autorizzazione, l'esecuzione dei controlli, gli aspetti amministrativi e anche fideiussori di questi impianti che nella nostra relazione noi abbiamo messo in evidenza. Poi sarebbe utile che magari il Ministero, il Parlamento, insomma, nella prossima legislatura capisca se ci sono degli interventi normativi che si possano fare su questo punto.